mister, alla fine a colpire è stato proprio Gomez, forse il giocatore che temeva di più, come è successo? Sì, poi in una situazione che tra l'altra cosa avevamo anche visto, perché già nella partita precedente Gomez da quel punto del campo aveva preso una traversa, ora non ricordo se col Lecce o col Milan, perché avevamo visto varie cassette. È un peccato perché la partita era sostanzialmente equilibrata e sto gol sicuramente ha rotto l'equilibrio e ha cambiato anche un po' lo scenario tattico, esaltando quello che poi sono le caratteristiche del Catania, perché è una squadra che si difende molto bene e ha giocatori che ripartono in maniera efficace. Squadre rivelazioni di questo campionato sono state dette Catania-Atalanta, sì. Oggi assenze importanti per tutte e due. Secondo lei per chi ha pesato di più, per l'Atalanta, per esempio l'assenza di Denis, per Vargas, non lo so. Catania, Miron? Non lo so, perché comunque siamo due squadre che hanno fatto un percorso simile, perché abbiamo gli stessi punti, hanno fatto cose importanti, noi tra le altre cose con il problema anche della penalizzazione, quindi con un fardello pesante, però ecco, ci siamo distinte perché credo che abbiamo giocato un buon calcio nell'arco del campionato, poi è normale qualche battuta d'arresto ci può anche stare, però niente, direi che siamo due squadre simili, insomma, ripeto, ce la siamo giocata, abbiamo fatto dei buoni risultati, abbiamo vinto anche con qualche squadra grande, la realtà però è che il Catania 46 punti ce li ha tutti e noi no, e quindi dovremo ancora fare qualche cosa per toglierci insomma dal pericolo della bassa classifica. Da uomo di grande esperienza nel calcio, può darci un'opinione sul quinto portiere che è esordito oggi nel Catania? Si è disimpegnato bene, perché nell'occasione più importante per noi l'ha neutralizzata molto bene, mi è sembrato sicuro, tranquillo, non ha avuto molto lavoro onestamente, perché anche se abbiamo avuto un buon possesso palla non è che siamo stati molto pericolosi onestamente, però insomma nelle poche circostanze che è stato chiamato in causa direi che ha lavorato bene insomma. Sì. È riuscito a produrre la Atalanta, si aspettava qualcosa di più soprattutto da quale dei suoi? Ma no, ma aspettavo qualcosa, sapevo che la partita sarebbe stata molto difficile, infatti fino al gol di Gomez non c'era stato nulla né da una parte né dall'altra, era una partita molto tattica con spazi chiusissimi e solamente la giocata di un giocatore avrebbe potuto, il colpo di un giocatore avrebbe potuto cambiare l'equilibrio, è stato più bravo il Catania perché l'ha trovato prima con Gomez. Buonasera. Dopo ha tolto sì. Le gabbiatine per mettere sì. Ha visto che forse la squadra non aveva puntato. No, Gabbiatini è uscito perché aveva i crampi, cominciava a essere stanco, aveva preso anche un colpo per cui si piegava, è uscito solo per quel motivo là, se no non sarebbe neanche uscito, sarebbe rimasto in campo perché ho messo apposta dei ribocchi perché volevamo giocare con due punte, ma poi Carrozza è un giocatore che comunque si adatta anche a fare la seconda punta e quindi speravamo che potesse darci qualcosa anche lui di importante. Noi oggi eravamo orfani di Denis per noi insomma è un giocatore che non è che possiamo regalare, perché è un giocatore che per noi fa reparto. Mister, un'ultima domanda, iniziare con una penalizzazione di 6 punti in questo campionato difficilissimo di Serie A, come ha fatto lei comunque a gestire il rapporto anche con i giocatori? No, ma direi che i ragazzi sono stati straordinari da questo punto di vista, perché per noi era importante partire in una certa maniera e confermare poi quanto di buono abbiamo fatto all'inizio. Il lavoro è stato molto lungo, è stato un lavoro veramente difficoltoso perché come dicevo poc'anzi il campionato è molto equilibrato e partire magari con attardati sarebbe stato difficile poi recuperare. Invece devo fare un complimento ai ragazzi perché sono stati eccezionali da quel punto di vista, ma li invito a non fermarsi di un centimetro perché come noi la salvezza non l'abbiamo raggiunta matematicamente. Grazie, arrivederci.